Il ministro ha detto che ci vogliono scelte coraggiose e noi è proprio quello che ci aspettiamo, sicuramente a noi il coraggio non manca. In questi mesi abbiamo rilanciato la nostra battaglia insieme alla CGIL per un piano straordinario per l'occupazione. Da tempo sosteniamo l'esigenza di andare verso un rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che sia tarato non tanto sulla spesa storica o sulla spesa che ad oggi monitoriamo del sistema sanitario nazionale, ma che cambi il paradigma. Noi abbiamo bisogno di finanziare i servizi tarando gli obiettivi sugli esiti di salute. Dobbiamo mettere al centro la salute e la sicurezza sociale delle persone. Per farlo abbiamo bisogno di estendere il perimetro dei servizi pubblici. Il ministro dice: facciamo saltare i tetti. Bene. È quello che noi chiediamo da anni. È una follia immaginare che noi dobbiamo gestire il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale autolimitando però la spesa per il personale. Questo significa, combinato con un'altra serie di questioni, ad esempio, tra le riforme che stimolano l'occupazione, ce n'è una. Il ministro so che su questo ha una sensibilità. Nel PNRR c'è già un impegno rispetto, per esempio, all'aumento delle borse di specializzazione per i medici, ma noi abbiamo bisogno di aumentare l'accesso delle ragazze e ragazze ai percorsi di formazione per le professioni sanitarie, perché le competenze non si inventano, si creano e sono un L'esperienza grande anche. fattore di investimento. Quindi, se su queste scelte ci sarà il coraggio però di discriminare ciò che realmente va verso la strutturazione del servizio sanitario pubblico e universale, e ciò che invece rischia di comprometterne la privatizzazione, io credo insomma la funzione pubblica, la CGIL, saranno sicuramente in prima linea a sostegno di queste battaglie. Mi permetto solo però di lanciare una riflessione. Ci sono 1.300.000 prestazioni non erogate perché abbiamo dato priorità al Covid e abbiamo rallentato la cura ordinaria delle persone. Infatti poi abbiamo visto i risultati disastrosi, insomma, che Esatto. pagheremo poi, insomma, capiremo poi. Stiamo ragionando di aumentare i servizi ai cittadini, sia sanitari che di carattere fortemente che guardano all'integrazione e alla promozione sociale. Il che significa che noi dobbiamo dare più cura e quindi più personale, ma anche più servizi. Se non creiamo le basi per l'allargamento del servizio pubblico attraverso le assunzioni e un finanziamento ordinario che cresce, come negli obiettivi è dichiarato, ma noi abbiamo bisogno di certezza dei tempi dell'urgenza, che sono quelli dell'oggi, come impegno politico, e allora è chiaro che nel mercato c'è solo un altro soggetto che è in grado di candidarsi a gestire, ed è il privato. E mi permetto di dire, guardandola dal punto di vista del lavoro, che quei privati però non si comportano come i datori di lavoro pubblici. Ad esempio, oggi c'è un grande interesse dell'associazione di riferimento della sanità privata di Confindustria a prendere sempre di più fette di mercato dei servizi sanitari. E quella stessa associazione che, grazie anche all'impegno del Ministro e della Conferenza delle Regioni, dopo 14 anni ha rinnovato il contratto ai lavoratori e non lo applica. O ci sono tante organizzazioni imprenditoriali che operano nel mondo della sanità privata e del socio sanitario che fanno dumping contrattuale pagando gli stessi professionisti sanitari che erogano le stesse prestazioni in accreditamento anche il 30-35% in meno di trattamento economico. Se non partiamo esattamente dal valore del lavoro di chi opera al servizio del benessere delle persone, ricostruendo anche regole, e in qui c'è la battaglia della CGIL per una legge sulla rappresentanza, possiamo dichiarare di voler consolidare il sistema sanitario nell'ottica universale, rispettando l'articolo 32, ma io penso che quel coraggio di cui parlava il Ministro va anche agito nelle scelte che non nel futuro, ma a partire da questa legge di bilancio e dalla revisione della riorganizzazione del sistema sanitario che ci aspetta adesso con il PNRR, vanno rese concrete.